La messa è finita, andate in pace. No. E adesso dove andiamo? Cosa si fa? Io non lo so. Cioè, tutto così bello, eh? Tutto finito. Marco! C'è Valery! Sì, è proprio lui! Ciao! Valery, ma te ne vai anche te? La messa è finita, il viaggio continua. Ma noi non volevamo andarcene! Era tutto così bello, adesso invece è tutto finito! E ora cosa facciamo? E poi, cosa te ne fai della valigia? Qui dentro ci sono cose per amici. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ci rimane solo il saluto finale e la benedizione. Forse queste due parti sono le più sottovalutate della messa. Forse siamo già a casa con la testa a mangiare le nostre lasagne. Forse siamo già tornati nel nostro quotidiano, ma non è così. Abbiamo incontrato Dio durante la messa e ora vuole rimanere con noi anche dopo la messa. Ed è proprio questo il senso della benedizione finale. Il Signore sia con voi. Ciò che abbiamo vissuto durante la messa, questo bellissimo incontro, Dio vuole prolungarlo, vuole portarlo anche fuori, nel nostro quotidiano. Ma come facciamo concretamente a continuare anche fuori dalla liturgia, la liturgia? Beh, ci sono due modi, la liturgia del cuore e la liturgia del fratello. La messa tutte le domeniche mi dà l'energia, mi dà la forza di poter amare di più i miei fratelli. Una volta che sono entrato in comunione con il Signore attraverso la messa, io posso veramente amare di più i miei fratelli. Allora la liturgia non è fine a se stessa e non è finita dentro la messa o solamente la domenica, ma continua anche fuori. Ho ricevuto così tanto che posso donare anche agli altri. Quindi do una mano ai miei amici, aiuto i miei genitori in qualcosa e se vedo qualcuno che è bisognoso gli do una mano. Ho ricevuto il corpo di Cristo, quindi sono entrato in comunione con il corpo di Cristo, allora posso aiutare tutti i membri del suo corpo. Quindi in sintesi qual è il fondamento di tutte le azioni buone che noi facciamo? Non è la filantropia, non è solamente la mia buona volontà, ma è proprio l'energia, la forza che viene dallo Spirito, che viene dalla comunione che ho appena ricevuto. Non è assolutamente vero che tra una messa e l'altra, tra una domenica e l'altra, c'è il vuoto più assoluto. Sì, ci può stare che noi non riceviamo fisicamente il corpo di Cristo perché per i tanti impegni che affollano la nostra vita non riusciamo a partecipare alla messa feriale. Questo non ci impedisce però di non vivere, ecco, il prosieguo, la continuazione della celebrazione eucaristica. Noi possiamo continuare a celebrare sull'altare del cuore. Può essere un concetto così tanto alto, tanto difficile da capire, ma proviamo a fare un piccolo esempio pratico. Al termine della celebrazione eucaristica, ognuno di noi si impegna durante la settimana a mantenere viva la memoria di un incontro importante, bello, che ha cambiato proprio la vita, che è l'incontro con Cristo stesso. Mantenendo viva questa memoria, da una parte aumenterà sempre più la voglia di ringraziare il Signore per l'incontro bello che si è vissuto. Dall'altra aumenterà sempre di più il desiderio di incontrarlo ancora, di riceverlo ancora. E così, facendo in questa maniera, la nostra celebrazione continuerà di domenica in domenica senza mai interrompersi. La liturgia è un viaggio che inizia, finisce, ma continua. È in questo che la comunità impara a vivere come Dio, uniti ma unici. Ci uniamo tra di noi, ma non perdiamo la nostra identità.
anzi è proprio uniti con Dio e con gli altri che scopriamo chi siamo. Mettiti in gioco anche tu, ora hai alcuni strumenti. È il momento di vivere la liturgia, non fare più lo spettatore. Grazie per aver camminato con noi, grazie per essere stati i nostri compagni di viaggio su questa strada. È stato un percorso lungo ma molto bello. È servito tanto a noi per crescere e speriamo possa essere stato utile anche per voi. Anche se eravamo in seminario, non ci siamo mai sentiti da soli. Siete stati un dono prezioso per noi. È stato un momento bello di chiesa, di popolo che lavora insieme, che cammina insieme. Continuate a seguirci sui canali della Diocesi, YouTube, Facebook, Instagram, eccetera, e ci vedremo prossimamente. Buona estate a tutti!